Roma, in città arriva la famiglia Friedkin, cala la fiducia in De Rossi e intanto spuntano i possibili sostituti. Per la Roma questo inizio stagione è stato estremamente deludente, con solo due reti segnate e con la prima vittoria che ancora non è stata conquistata. A deludere ulteriormente le aspettative è stato il pareggio ottenuto sul campo del Genoa a tempo con la rete di De Winter arrivata praticamente a tempo scaduto. Le 10 vittorie in 18 gare di campionato avevano portato la Roma a puntare fortemente su Daniele De Rossi, che anche in Europa era riuscito a portare i giallorossi in semifinale di Europa League superando il Milan ai quarti. Oggi però la Roma è a soli 3 punti conquistati in campionato in 4 gare, con sole 2 reti. Roma, De Rossi non in grana, i Friedkin in città. Una partenza che non è piaciuta alla famiglia Friedkin, che ha raggiunto Roma in giornata. E intanto per i bookmakers Daniele De Rossi diventa a forte rischio esonero. Tra i tecnici delle Big, solo Paolo Fonseca infatti ha una quota di esonero più bassa. Come riporta Agipro News, l'addio del tecnico, entro fine girone di andata, si gioca a 2,50 su Gold Bay Better, quota dimezzata rispetto alla quota 5 di soltanto 20 giorni fa. Potrebbero essere già decisive le prossime due sfide, sulla carta abbordabili, contro Udinese e Venezia. Parlare di esonero al momento appare prematuro, ma è chiaro che l'arrivo nella capitale di Ryan e Dan Friedkin sia da interpretare come un segnale. La proprietà vuole una svolta, che dovrà necessariamente arrivare nel corso delle prossime gare. Cerchio rosso Dan e Ryan Cancelletto Friedkin sono partiti dagli USA dopo il match col Genoa e sono atterrati a Cancelletto Roma poco prima delle 15, sotto la lente l'inizio stentato e deludente della squadra di Cancelletto De Rossi, 3 punti in 4 partite faccina con bocca aperta, con cui ci sarà un confronto chiocciola calciomercato id. Intanto però spuntano anche i nomi dei papabili sostituti. La prima alternativa, al momento secondo l'agenzia ANSA, è quella che porta a Massimiliano Allegri, l'ipotesi che il tecnico toscano arrivi a Trigoria è data a 6. Il secondo nome è quello di Maurizio Sarri, fermo dopo l'addio alla Lazio. La possibilità che possa approdare sull'altra panchina della capitale è in quota a 9. C'è poi Ivan Juric, offerto a 16, mentre partono più lontani sia Stefano Pioli, a 20, sia Claudio Ranieri. Il tecnico romano ha detto basta, ma se dovesse arrivare una telefonata dalla Roma, difficilmente risponderebbe di no. La sua terza volta sulla panchina giallorossa pagherebbe 25 volte la posta.